posso dire che la cosa che mi ha più intrigato nell'ambito di questo film è proprio questa, anche questo coraggio di fare un film un po' borderline, no? Nel senso che parte in maniera spigliata, un po' cazzona, diciamo, come si dice, che per me è un termine molto alto, perché Monicelli, che era, mi pregio di essere stato un po' un suo amico, diceva che loro erano dei cazzoni. Cioè tutto il gruppo, no, della gloriosa commedia, lui, Scola, di Risi, tutta quella di Casma, tutti quelli, noi eravamo i cazzoni, e quindi parte in una maniera un po' cazzona così e ha il coraggio poi di virare in una maniera intelligente e credibile soprattutto, perché il punto in queste situazioni è poi passare dallo scherzo alla credibilità assoluta, e lì spesso e volentieri casca l'asino, mentre nel nostro caso, soprattutto anche grazie a parte della sceneggiatura, ma grazie anche alla credibilità e all'autorevolezza delle persone che hanno partecipato, agli attori, lì prende quella piega che fa di questo film un prodotto un po' diverso, di come che io mi auguro possa essere visto da più gente possibile, anche perché in questo momento il cinema italiano è talmente fiacco, per motivi anche di pigrizia intellettuale, secondo me, che magari fare delle cose un po', non dico diverse perché ormai è già stato fatto tutto nel mondo, ma leggermente un po' più qualificabili in maniera meno prevedibili, potrebbe essere. In più, e finisco e chiudo per dare la parola, devo fare devo dire una cosa, fare un grande grazie alla confezione del film, perché questo è un film confezionato in maniera eccellente, perché quando si fanno cose in costume c'è l'insidia della serie B, delle cose, invece devo dire, come confezione, come regia, è veramente un film di serie A. Grazie alle scene, grazie alla fotografia, grazie a tutti quelli che hanno lavorato, molti sono qui come amici e voi vedete ovviamente solo noi, lo sapete bene, gli attori non sono tutto, sono una parte. Io finalmente ho fatto un personaggio dall'inizio alla fine, uno, di solito sono abituata a fare 10.000 personaggi, col fatto che ho la faccia mobile, non so, io me la sento tanto statica, mi annoio spesso da sola. E ho lavorato con sto grande attore di Italiani Brava Gente, che devo dire che è quel film che mi è rimasto nel cuore, tutti dicono hai lavorato con quello che fa Provolino, no, Italiani Brava Gente, signori. Vabbè, comunque, grande cast, grande armonia, anche divertimento, serio divertimento, abbiamo lavorato molto, sono stata molto bene in questa città che ci ha ospitato e questa regione fantastica che è l'Emilia. E finalmente non si parla romano nel film, potete ridere anche in italiano, questa è una cosa molto strana, no? È importante perché non ne possiamo più del biascicamento romano, sì, mettila. Perché io sono romana, le battute ovviamente vengono meglio in romano, capito come? Però insomma no, invece tradurle in italiano è stato un lavoro, abbiamo dovuto lavorare. No, davvero, in bocca al lupo a questo film. Certo. Sentiamo allora le debuttanti. Gaia! Innanzitutto ci tenevo a ringraziare tutti per questa opportunità bellissima, quindi il nostro produttore, il nostro regista, il nostro sceneggiatore, ma anche tutti gli attori fantastici, incredibili con cui ho avuto l'opportunità di lavorare in questo primo film, quindi davvero grazie mille a tutti. E è un film sicuramente molto particolare, che come ha già detto Nini si distacca un po' da quello che è il modello di film italiano proposto in questi ultimi anni, quindi sì, è stato davvero un piacere lavorarci e spero che possa... Nelle pause studiava sta ragazza, che figa. Forza. Grazie mille, spero che vi piaccia davvero. Grazie. Sì, per me questo è stato un debutto, un esordio nel cinema e mi sono ritrovata in
insieme a questo cast favoloso, con degli attori con un'energia eccezionale. E io vengo in realtà dal teatro, dalla danza, e questo è stato un passaggio quasi naturale, ma assolutamente non scontato. Quando ho cominciato a girare mi sono ritrovata in questo, sul cinema, e mi sono chiesta come si fa. E poi per fortuna avevo dei maestri che mi hanno guidato durante tutto il percorso. E il film ha una sceneggiatura splendida, secondo me molto divertente, ed è stato anche un set fantastico, armoniosissimo, grazie a chi l'ha organizzato, a chi l'ha voluto, grazie a tutte le persone che ci hanno lavorato.